proprio mentre il giudice comunica l'ultimo minuto utile per la preparazione, ed è proprio dentro questi 60 secondi, come abbiamo già detto più volte, che l'atleta potrà concludere la sua respirazione e prendere il via a questa prova. Ecco, partita. Seguiamo Isabel in questa prova, decisamente diversa, molto più elegante l'azione rispetto ai concorrenti che abbiamo visto poc'anzi, e anche sicuramente veloce, alto il ritmo della palleggiata. Bene alla virata, ottima anche la chiusura delle braccia per l'assetto idrodinamico. Che sicuramente di interesse, sempre seguita con molta attenzione anche dal direttore tecnico Maurizio Bellodi. Vediamo ora come affronta questa terza vasca che la porterà a chiudere, speriamo, i 150 metri, ma anche andare oltre. Ormai pochi metri la separano dal muro dei 150, vediamo se avrà ottimo, vira anche questi 150 metri, prosegue ancora, vediamo, eccola in uscita. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bene anche il protocollo di uscita. Egidio del club Pesca Apnea, accreditato con 146,50 di ranking, è un atleta che ha un grosso potenziale soprattutto nelle prove outdoor in mare, un atleta siciliano di origine, di Milazzo, dove il mare sicuramente è più facile, di più facile accesso rispetto alla piscina. Ancora 2 minuti al via per questo atleta siciliano. Un minuto al via, gli ultimi 60 secondi, come ripetuto più volte in questa diretta, sono fondamentali per la preparazione della prova. Fondamentale la respirazione, fondamentale il rilassamento, fondamentale in assoluto il buon livello di attivazione ai fini della prova. Un'attivazione dove, contrariamente a tante altre discipline sportive, l'adrenalina, l'eccesso di adrenalina in corpo non costituisce un vantaggio, ma bensì addirittura in questo caso un vantaggio. Partito. Seguiamo ora
Egidio in questa prova. Molto veloce anche lui nella sua... molto vicino alla superficie, deve stare attenta a recuperare più profondità per non incappare in penalità. Arrivando ormai il muro dei 150 metri. Prova valida. Questo atleta siciliano che chiude con questi 150 metri la sua gara. E intanto spostiamoci nel campo gara B, dove sta preparando Massimiliano Vidoni delle Rare Nere di Trento. Ancora un minuto, comunica in questo momento il giudice. Partito. Abbiamo quindi questa prova di Massimiliano Vidoni delle Rane Nere Trento. Un ritmo decisamente soft, molto morbido in esecuzione, che per lui però un movimento un po' troppo carico sulle gambe, il piegamento del ginocchio elevato. Vediamo la prima virata dei primi 50 metri. Andiamo ora alla virata dei 100, molto lento nell'esecuzione anche delle virate. Eccolo uscire, evidentemente giornata no per questo atleta, che sicuramente ha nelle gambe, nel fiato, parecchi metri in più rispetto a questi circa 125 metri di oggi. Peccato per lui, prova comunque valida da giudicare dal protocollo. E intanto corriamo dal campo gara A per seguire Monica Barbero, atleta che ha lasciato un segno importante nella NEA italiana e non solo, anche mondiale, con tanti titoli, tante medaglie. Un palmarès sicuramente degno di nota, che
che la porta tutt'oggi ad essere titolare nella nazionale da femminile. Ed ecco che è partita Monica Barbera in questo momento. Anche per lei un ritmo di esecuzione decisamente moderato. Rispetto a diversi atleti che abbiamo potuto seguire questa mattina, il suo ritmo di esecuzione e anche la velocità di avanzamento sono decisamente più bassi. La seguiamo ora nella prima virata dei 50 metri, bene anche l'uscita. Vediamo come evolve il ritmo in questa performance di Monica Barbera. Ha decisamente calato ulteriormente il ritmo nell'avvicinare il muro dei 100 metri. Vediamola ora la virata. Eccola, buona l'uscita. Vediamo come si rilancia addirittura dei 150 metri. Eccola ora ormai prossima alla virata dei 150, bene anche la virata dei 150, vediamo ora questa atleta se riuscirà a migliorare la sua migliore prestazione personale. Non è giornata, indubbiamente ha lasciato il testimone ancora prima dei 170 metri. Comunque con una buona uscita controllata. In questo momento Monica Barbera è l'atleta da battere in campo femminile. Bene, prossimo atleta in gara. Ferri Vincenzo del Mobi Subapnea Rieti, è un atleta di sicuro interesse per la nostra nazionale di apnea outdoor, è un atleta che ha prestazioni in profondità in assetto costante che superano abbondantemente i 70, più vicini agli 80 metri di profondità, e che da quest'anno si sta allenando e si sta cementando anche con le prove indoor. Lo vediamo qua impegnato oggi proprio per il titolo italiano di dinamica con attrezzi per la categoria monopinna. È un atleta che nelle gare selettive nazionali ha già raggiunto i 190 metri e che oggi è al via con una ranking list di 168,25. Eccolo al via, partito. Seguiamo questo atleta partenopeo di origine, nonostante l'iscrizione all'associazione di Rieti. Molto lento anche lui nel ritmo gara fin qua, questi primi metri dalla prova. Vediamo ora se cambierà ritmo o se manterrà questo tipo prestazione mentre si avvicina alla prima virata dei 50 metri. Bene. Le contrazioni però
Ecco Vincenzo che avvicina ora il muro dei 100 metri, seguiamo in questa virata importante. Bene, ottima l'uscita. Prima bello deciso, si allunga bene cercando la posizione di massima idrodinamicità. Il gesto non è proprio pulito, carica molto sulle ginocchia e sulle gambe, comunque di sicura efficacia, che assieme a una grossa o una buona capacità apnoica dovrebbe dare la possibilità di percorrere ancora parecchi metri, ma ormai ecco addirittura dai 150, vediamo come vira. Ecco la virata dei 150 metri e seguiamolo ora in questa quarta vasca fondamentale per la prova di questo atleta. Sta avvicinandosi molto alla superficie, evidentemente sta preparando all'uscita, supera i 175 metri in questo momento ed eccolo uscire. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bene anche il protocollo, vediamo ora cosa dicono i giudici per la convalida della prova. Prova valida per Vincenzo.